Mi sforzo di trovare il coraggio per fare quello che devo fare. Adam complicherebbe le cose. Cerco di alzarmi e andarmene, ma non mi sento più la stessa da quando ho subito il secondo intervento. Non ho più la forza di muovermi e devo mettercela tutta per addrizzarmi sulla sedia. Se non riesco ad andarmene, non mi resta che nascondermi. Raccolgo le ginocchia al petto e chiudo gli occhi. Sento l'infermiera Ramice rivolgersi a Willow. Lo accompagno io, dice, e per una volta la caposala non le ordina di tornare a occuparsi dei suoi pazienti. È stata una mossa balorda, quella di prima, la sento dire a Adam. Lo so, risponde lui, la sua voce è roca come dopo un concerto particolarmente scatenato. Ero disperato. No, eri romantico, risponde lei. È stata un'idea stupida. Hanno detto che prima stava migliorando. Stava migliorando. L'avevano staccata dal respiratore artificiale e si stava rimettendo. Dopo la nostra interruzione è peggiorata. A quanto pare il cuore ha smesso di battere sul tavolo operatorio. La voce di Adam si affievolisce. I dottori però l'hanno fatto ripartire. Aveva l'intestino perforato e la bile che si ri riversava nell'addome. Stava compromettendo il funzionamento degli organi interni.